Ok, ciao, benvenuti a tutti. Questa è la sessione di Emanuele Bartolesi. Non è, non so se sono solo io. Emanuele, ti chiedo la cortesia di aprire il microfono. Sì, eccomi. Eccoci qua. Ecco a voi Emanuele in tutto il suo splendore, con una bellissima maglietta, Maglietta per l'occasione mi sono messo. perché merita. Ero deciso fra questa e quella di Hello Kitty e oggi ho deciso questa. Quella di Hello Kitty me la metto prossima volta. Ok, puoi condividere le slide? Sì, aspetta La che ho perso sessione paura. di oggi abbiamo autenticazione al top con Blackdon. Ok, quando vuoi puoi cominciare la Ah, sessione. perfetto. Perfetto. Okay. Intanto le slide, come sempre, sapete, ne avrò mezza perché, come sapete, piace fare il live coding, quindi avrò mezza slide e poi metteremo un po' mano un po' al codice e Azure. Allora, innanzitutto, aspetta che switcho di qua. Ringraziamento, come sempre, agli sponsor. Sono tanti, come sempre, per fortuna, altrimenti non saremmo tutti qua a fare gli eventi. Si spera di tornare e stiamo già tornando a fare di persona, quindi spero sia una volta di vedervi anche in faccia, perché dopo 2 anni così mi sono un po' stufato. E tanto questa è una delle ultime sessioni che faccio online, ve lo dico così in anteprima a voi, perché poi, a parte CodeMotion, settimana prossima ho deciso, infatti, di non farle più e fare solo eventi dal vivo, perché mi sono stufato, No, ma continuerò a scusami farlo. Emanuele, Sì. facciamo un po' di spoiler e diciamo che il 27 maggio organizziamo la Blazor Conference, speriamo di averti tra gli speaker. E Esatto, no, ci sarò di sicuro. Non sarà fra. dal vivo, Cosa? e quello sarà dal vivo, ossia Ah, no, quello faremo sì. un evento ibrido, però ci sarà la possibilità, insomma, avremo una sala e saremo anche dal Sì, vivo. quello spoilerissimo. Sarà ovviamente organizzata da. Non prendo nessun merito, da Dalla Michele. community La di community di Michele Blazor Aponte, Developer Blast. Italia, insieme a voi, ovviamente, che ci date una mano per la parte, diciamo, di Organizzativa. live, okay? Organizzativa e di live, però è tutta opera di Aponte. Quindi, se va bene, è bravo Aponte, ma bravo anch'io perché sono anch'io. Se va male, è tutta colpa di Aponte. Questo è un po' il cosa. Bene, Sarò perfetto. anch'io, non farò sessioni, ma aiuterò Michele a fare la keynote, ovviamente, come sempre, perché abbiamo deciso io e Michele per questi eventi qua di dare parola ad altri, visto che noi parliamo anche troppo, onestamente, quindi ci vedete anche troppo. Questa volta abbiamo deciso di dare la parola agli altri. Fra i tanti sponsor c'è anche JetBrains, che utilizzo ovviamente sempre, e anche Unikey, che sono degli amici, che poi faremo delle cose con Unikey. Vediamo poi in futuro, devo riparlare un po' di persone, ma faremo delle cose con GitHub e Unikey, diciamo così. Ok. Allora, odio questa slide perché non la metto mai, la slide dell'agenda, perché è una cosa che non andrebbe messa da manuale dello speaker, ok? Però oggi l'ho voluta mettere perché la sessione di oggi è divisa praticamente in 3 parti, no? Ho diviso anche proprio il codice in 3 parti, anche i repository, no, il codice in 2 parti, scusate, e anche i repository su GitHub, in cui troverete poi tutto il codice, è diviso appunto in 2 parti, perché c'è una parte di authorization e una parte di approvals. No, quindi anche il codice ho trovato un po' diviso, in modo che se volete utilizzare solo la parte di authorization va bene, se volete utilizzare anche la parte di approvals avete il codice con la parte di authorization perché serve e la parte di approvals. Quindi ho diviso anche, non la metto mai questa slide qua, però mi piace appunto dividere oggi, farvi capire che è divisa praticamente in 3 parti quasi, 2 o 3 parti la sessione di oggi. Come sempre, se avete delle domande fatemele subito, perché io vedo qua lo schermo con le domande, quindi se avete domande fatemele subito, preferisco averle subito, che alla fine posso arrivare alla fine, bene anche alla fine, ma preferisco averle subito, così non devo tornare indietro su qualche discorso che magari mi dimentico e così via. Quindi andiamo subito a capire come mai serve in un'applicazione, come si dice, enterprise le chiamo, perché poi in realtà quando fai un'applicazione Blazor è più facile che sia un'applicazione enterprise barra applicazione per un'azienda, che sia un'applicazione, diciamo, consumer per il grande pubblico. Si possono fare, perché no? Però le ho fatte anche live su Twitch, come sapete, però
di norma è più facile trovare le applicazioni enterprise, perché serve la parte di autorizzazione e i ruoli, quello è un'altra cosa, però perché serve? Perché di solito l'applicazione non è aperta a tutti, no? C'è una sorta di selezione all'ingresso e quindi quella parte di autorizzazione, quindi io sono Emanuele, posso entrare? Sì, no, mi fa entrare bene, grazie, io sono Emanuele e sono anche admin, quella è la parte di ruoli, in base al ruolo che ho poi posso fare alcune cose, quindi la maggior parte delle volte le applicazioni per le aziende sono fatte così, ok? Tutti hanno solamente l'accesso riservato all'applicazione, tutti gli utenti che possono entrare e sicuramente anche molto spesso capita anche di averci dei ruoli. La cosa dei ruoli si può risolvere in diversi modi. Una è farselo a mano, come si faceva negli anni 90, che ci può stare, non è vietato, quindi in base a qualcosa che decido io, ma anche a un gruppo a cui appartengo su Azure AD in questo caso, così via, visualizzo meno o cambio il codice in base se sono presente in un gruppo o no, perché no, posso utilizzare anche tranquillamente le Graph API per fare questo qua, oppure un'altra cosa che posso fare è utilizzare una cosa nativa di Azure AD che è appunto che sono gli approvals. Ok, quindi adesso vediamo poi come configurarli, però è abbastanza semplice. Tra l'altro, vi dico, io sto usando questa app, come sapete, chi mi segue da un po' sa che io parlo solo di cose che utilizzo tutti i giorni, che già non so quelle, figuriamoci se devo parlare di cose che non so. Questa parte qua di authorization del ROS la sto utilizzando da tanto tempo, soprattutto da agosto a questa parte, perché sto facendo un prodotto dove lavoro adesso in Software One che è basato praticamente tutta l'interfaccia e anche le cose che posso fare sui ruoli e autorizzazioni, quindi è un argomento che onestamente non dico mai che conosco qualcosa, però questo inizio a capire come funziona, diciamo così, dopo, perché è fortemente spinta quella parte là, no? Quindi anche i post sul blog che sono usciti un'ora fa, ho fatto uscire un post un'ora fa, che ho fatto per spiegare la stessa cosa che sto spiegando oggi durante la sessione, li ho fatti non tanto per far vedere che sono bravo, ma perché sono i miei appunti che utilizzo ogni volta che devo fare questo qua, perché vedrete che sono delle cose, sono semplici da utilizzare, però bisogna un po' farle nella giusta sequenza e correttamente, altrimenti non funziona un tubo e non capite come mai, no? Questo è il primo problema che ho trovato io all'inizio quando ho utilizzato questo approccio con Blazor. Quello che vedremo oggi è un'applicazione Blazor WebAssembly, perché sapete io amo solo la parte WebAssembly di Blazor, quella server la schifo un po', ma ASP.NET Core Hosted, no? Perché? Perché questo qua è anche un approccio che a livello enterprise per un'applicazione ha più senso, no? Quindi io ho la parte di front-end e la parte di back-end, che poi in realtà è una facility che ha dato Microsoft, quella di utilizzare il back-end ASP.NET Core dietro direttamente integrato, ma io potrei avere anche un WebAssembly e un'applicazione API dall'altra parte che non sia quella, diciamo, hosted, però fondamentalmente mi semplificano un po' la vita, no? Questo perché? Perché io magari ho, come succede spesso, delle autorizzazioni e dei ruoli sul client, magari, e altre permission sul backend, no? Questo perché? Perché ovviamente io, se sul client avessi le stesse impostazioni che sul backend, con lo stesso token posso prendere e cancellare tutti gli utenti di Azure AD. No, per dirlo, per assurdo, proprio di capire, no? Questa cosa qua. Quindi, come succede spesso anche quando faccio un'applicazione React con dietro ASP.NET Core minimal API, okay, le permission sono diverse, magari, no? E l'autenticazione comunque ovviamente è la stessa, no? Quindi non devo riloggarmi sul backend e sul frontend. Quindi questo è l'approccio che si utilizza di solito quando si fanno queste applicazioni. Si utilizzano invece le applicazioni Blazor Server è più facile perché praticamente rientro nel giro di ASP.NET Core normale. Quindi è un giro leggermente diverso e andremo a capire cosa c'è di diverso. Ok, iniziamo subito, come ho detto, le slide erano queste perché poi in realtà trovate tutto. Alla fine della sessione vi lascio il link ai miei post e al repository GitHub. Ok, iniziamo subito a vedere come fare l'applicazione. Prima cosa che vi ho detto, iniziamo a fare l'applicazione, poi apro quella già fatta dopo se non facciamo in tempo a far tutto. Sto creando, dai, di tempo, Visual Studio di capire dove è di casa. Eccolo qua. Create new project. Faccio un'applicazione anzitutto WebAssembly app, next. La mettiamo sul desktop. Blazor app 2, come sapete, è la mia preferita.
Così, e qui la prima cosa che c'è da fare è andare a selezionare MySQL Identity Platform e ASP.NET Core Hosted. Questo è fondamentale per andare avanti con sia con la sessione di oggi che con questo approccio. No? Quindi con questo approccio qua io mi creo il mio progetto, lo posso anche creare da linea di comando. Vi dico, la linea di comando è una rottura perché siete la linea di comando e va bene, ci può stare, ma in realtà è più semplice perché, qua, aspettate che c'ho Visual Studio che mi si è aperto sull'altro schermo, ma è più semplice perché vi imposta già delle cose. Noi siamo partiti dall'interfaccia, io parto sempre dall'interfaccia perché è la mia preferenza, però cambia poco. Quindi una volta creato il progetto e selezionando quella parte di identity che abbiamo visto prima, la cosa che ti va a fare lui qual è? È questa. Dentro program, scusate, partiamo da app settings che è meglio. Dentro app settings, zoom un po', mi fa vedere questa sezione qua, Azure AD, innanzitutto, che di solito non c'è, no? Di norma non c'è quella sezione lì, questa sezione del JSON. E qua vi mette ovviamente dei placeholder, dei dati che poi andremo a utilizzare e a richiamare dopo. Ok, quindi dovete mettere questi valori qua che adesso andiamo a recuperare, sia qua dentro l'app settings, nel program CS praticamente non c'è niente, vediamo dopo cosa andiamo a cambiare, e anche nella parte client deve andare a specificare l'authority, eccola qua, e client ID, e client ID della vostra applicazione client. Ok, quindi messe queste impostazioni fondamentalmente funzionano tutto, però queste impostazioni bisogna andare a recuperare a qualche parte, no? Visto che ci appoggiamo a Azure AD, quello che potete andare a fare, che dovete andare a fare, no? Che potete, è entrare sul vostro portal Azure, sul vostro tenant, sulla vostra subscription, tutto quello che volete, questo lo sapete meglio di me come fare, e creare delle app registration. Le app registration, queste due le ho già create per fare il post e per avere eventualmente il backup del progetto, adesso se non funziona qualcosa, cosa molto probabile che non funzioni qualcosa. Come ho detto, i passaggi sono diversi, quindi è facile sbagliarsi, andare a creare qua dentro l'applicazione, no? La prima cosa però che c'è da fare, ricordarsi subito, qua dentro al progetto server bisogna andare a dire, così facciamo prima, qua la porta che devo utilizzare per andare a fare il debug. Questa è meglio metterla, diciamo, sempre fissa, in questo modo, perché siccome andremo a configurare un'app registration, lui vuole subito questo link, no? Il link, diciamo, di base a cui si deve connettere l'applicazione. Quindi è meglio metterne uno fisso, che sennò tutte le volte dovete andarvi a ricercare questo dato. Quindi andiamo a creare subito, molto velocemente, l'app registration per la parte server. Poi dopo andiamo a creare anche la parte client, però appunto come vedete le app sono due, perché una è per il client, che fa l'autenticazione lì sopra, e una è per il server. Quindi faccio new registration, chiamo .NET conf server, ok? Di solito si mette server, client, potete chiamarlo come vi pare, vi dovete solo ricordare che cosa avete messo, ok, qua dentro. Quella parte server, qua non devo mettere nessun link perché in realtà lui non fa l'applicazione su server, la farà poi sul client, no? Quindi faccio il register e vado avanti. Prima cosa che posso andare, che devo andare a fare, perché in realtà non mi serve a niente, andare su API permission e andare a togliere questo user read, perché in realtà non ci serve. Nel caso in cui dovete chiamare delle graph API come application e così via, e vedete da qua dentro, potete andare qua dentro a fare add permission, graph, scritto grosso così perché MySQL, come sapete, ci punta abbastanza. Cliccate qua su graph, a quel punto mettete, molto probabilmente vi serviranno più le application permission, mettete quello che volete. Ok, quindi ho tolto questa perché in questo caso qua, questa demo non ci serve, però potete metterla nel caso. Ok, potete e dovete metterla. Però altra cosa importante che c'è da fare, questa è fondamentale, non come quella delle graph che è diciamo facoltativa, è quella di andare a mettere invece lo scope, no? Questo è solo perché non abbiamo messo l'app URI. Mettere uno scope perché io voglio dire di esporre praticamente un API. Anche in questo caso qua dovete dare un nome voi, se mi ricordo bene l'ho chiamata .NET conf, potete chiamarla come vi pare, .API per esempio.
chi può dare il consent all'applicazione, in questo caso qua gli admin, e basta, e qua dentro è una descrizione di quando appare il consent all'utente, no? Qua dentro possiamo mettere allow, access, to the API o cose del genere, ok? È abilitata add scope. Qua vi prendete nota assolutamente di questa cosa qua, perché ci servirà dopo. Stessa cosa dovete prendervi nota anche dell'application ID e del tenant ID, ok? Prendete, aprite un blocco note vuoto, di solito io faccio così, proprio, prendo un blocco note, vado qua, li metto proprio in questo ordine, perché di solito è l'ordine in cui servono, metto il tenant ID e poi metto anche questo, lo scope. Se vi ricordate, questi dati qua erano già dentro al progetto, cioè nella parte server, io potrei già andare, e ci andiamo, a mettere, vedi, il tenant ID e client ID, questo era il tenant ID. Potete immaginare quante volte l'ho fatta questa operazione qua. Adesso parlando sicuramente o mi dimentico o sbaglio qualcosa, però l'ho fatta talmente tante volte che mi viene ormai in automatico. Questo qua è lo scope, adesso mettiamo anche questo. E qua vuole il dominio. Il dominio lo andate a recuperare sempre da branding o da qualche parte. Qua, eccolo qua. Da branding, il dominio del vostro tenant. Questo caso qua è un mio vecchio tenant che utilizzo per fare corsi barra demo, e qua lo mettete. Ok, lo scope, se vi ricordate, era questo, ok? Access as user è la parte di scope che avete messo di là, quella delle API, ok? Quindi add scope serviva a quello. Poi qui ci torniamo dopo a capire che cosa abbiamo fatto. Ops, torno sul portale di Azure, e qua a questo punto ho fatto, ok, non devo fare altro. L'altra cosa che devo fare è tornare qua, sicuramente non me l'ha salvata, ah sì, .NET era impazzito. Qua facciamo a questo punto client, .NET conf client, account, questo va bene, vuol dire che solo la mia organizzazione può entrare qua dentro, e va bene così, se volete mettere utenti esterni potete mettere, non è quello un problema. Qua gli mettete come platform, qua dovete stare molto attenti a questo qua, una single page application, perché in realtà Blazor alla fine, la parte client, è una single page application a tutti gli effetti. E quindi qua dovete mettere questo qua. Vedete questo link qua? Lo vuole qua, quindi se non sapete bene che link è, cambia porta tutte le volte, che meglio se mettete una porta fissa. Di solito da standard, mai se ci fate caso, è sempre la porta 5000 o 5001, i progetti React o Angular usano la 3000, noi utilizziamo la 5000, la 5001 HTTPS. Ovviamente deve essere HTTPS, questo è un requisito per averci l'autenticazione fatta bene. Bevo, arrivo perché c'ho. Benissimo. Fatto questo, very easy. Dobbiamo andare su API permission. Che l'API permission, a questo punto, mi serve recuperare. Qua c'è user read default. Posso, anche qua, magari devo aggiungere, per mostrare a video all'utente alcuni, no, informazioni. Queste qua vengono già aperte perché sono quelle di base per mostrare il nome, la mail e così via. Potrei togliere offline access, ma chi se ne frega. Faccio add permission come delegate e ce l'ho qua dentro. Ma attenzione, io devo accedere anche all'API che ho esposto prima, se vi ricordate, no? Nell'altro. Quindi quello che devo fare, siccome l'ho già esposto dall'altra parte, devo fare add permission qua su My APIs. A questo punto mi trovo tutte le API che ho configurato all'interno di Azure AD. Ok? Qua dentro, se non sbaglio, deve averci .NET Conf Server, ok? Clicco qua sopra, lui mi dice, la vuoi come delegate, come application, in questo caso qua application non si può utilizzare, dico delegate e vado a selezionare la mia API che ho esposto, in questo caso questa fantastica API. Add permission. Qua in questo caso devo dare il consent perché è una cosa abbastanza, se vi ricordate prima quando ho configurato ho detto che solo gli admin possono dare il consent, intendo l'utente stesso, altrimenti gli utenti possono darsi accesso un po' dappertutto. Quindi gli faccio il grant abbastanza veloce, insomma niente di particolare, e l'abbiamo fatto. Ok, a questo punto posso tornare in Visual Studio. Ops, prima però mi sono dimenticato di fare una cosa, di prendere anche questi valori qua del client ID, che adesso vado a rimettere nel nostro blocco note. Okay. Io faccio così davvero, ragazzi, non sto scherzando. Il tenant ID lo riprendo, ma in realtà non serve a niente. E quello dello scope ce l'avevamo già, che ci serviva prima, che è questo qua. Okay, quindi non mi serve altro. Torno su Visual Studio,
perché devo andare a configurare, questa è la parte sempre configurata, la parte client. Quindi qua dentro nel login di Microsoft devo andarci a mettere il tenant ID qua sopra, quindi lo vado a recuperare dal mio notepad, il tenant ID è questo, è il tenant ID. Sotto il client ID, attenzione però, non più quello del server, ma quello del client, perché è lui che fa l'autenticazione vera e propria. Ok? E lo metto qua. Finito. Ok? Quindi qua ci siamo, più o meno siamo arrivati. Se ho fatto tutto bene e seleziono server come startup project, dovrebbe anche funzionare. Adesso usiamo sempre il condizionale qua in questi casi, perché non è detto che funzioni. Ho dimenticato qualcosa? Forse mi sembra di sì. No, forse no. Vabbè, vado. Proviamo. Vedete, c'è sempre il backup del progetto che avevo fatto che funziona, però ora io ve l'ho fatto vedere velocemente questa operazione, no? Perché comunque vi ho detto, io lo utilizzo molto spesso e tutto. Le prime volte che fate questa cosa qua potete immaginare il delirio, perché non trovate mai la giusta configurazione alla prima. Lo fa il loading, mi parte il progetto, ho già il mio pulsante login, qua in questo caso l'home page è libera e anche il counter mi sembra sia libero. Così, perché come demo nel template partono così, ma se clicco su login mi appare effettivamente la finestra di login, non mi ricordo niente, ASP.NET tutorial, se non sbaglio, .onmicrosoft.com, potrebbe essere, no, infatti, ho sbagliato. Andiamo a vedere l'utente che mi ha preso un super lapsus, users, ASP.NET AD tutorial, ok, questo l'ho sbagliato. Voilà, next. Volete chiedere la password? Se io qua ho impostato tra l'altro multi-factor authentication, conditional access, qualsiasi cosa sul funziona, ovviamente. Qua, è impazzito. Arrivo, che avevo sbagliato la password o qualcosa del genere. Neva. Ah, qui ho sbagliato qualcosa. Ok, questo è ufficiale che ho sbagliato qualcosa. Login message, API, URI, organization. Cosa ho sbagliato? Andiamo a vedere perché non lo so. Allora, al volo, se no apro l'altro progetto. ASP.NET Core Tutorial, tenant ID è giusto, client ID è giusto, .NET Conf, program. Qua dentro sia mai che c'è da cambiare qualcosa? No, avevo fatto tutto giusto. Se viene in mente qualcosa, scrivetelo, nessun problema. Però mi sembra che fosse tutto giusto, sì, è giusto, mi pare giusto. 5000.NET.conf, andiamo a leggere l'errore, perché in realtà nella barra dell'errore mi dice esattamente cosa c'è di sbagliato, ma andiamo a vedere perché potrei login. Bello che dopo la fa selezionare questo. Come ho detto, parlando sicuramente mi sono dimenticato qualche pezzo. È strano che infatti richieda due volte access user, questo perché access user non esiste, access, lo scope, ah qua, fermi, ho dimenticato questo pezzo qua, per motivi, questo me lo dimentico quasi sempre, per motivi di sicurezza, diciamo così, questa roba qua non viene messa nel file di configurazione. No, altrimenti potrei andare a cambiare al volo, viene messo nel codice. Quindi questo pezzo qua di API URL qua, che sul server ovviamente non è accessibile, no? Però come ho detto prima, in realtà ci sarebbe servito da mettere da qualche parte quello, no? Adesso andiamo a recuperare group, dove sei, app registration, server, expose un API, questo in realtà bisogna andarlo a mettere al posto di questo qua. Aiuto qua. Allora, io onestamente lo dico, lo metto anche molto spesso nel progetto, nel file di configurazione, no? Qua potete prendere questo, fare build configuration, mettere lì dentro quella parte lì e funziona, no? Così almeno non dovete, perché se avete l'applicazione multi-tenant, che dovete deployarla da più clienti, ovviamente quella parte lì cambia, no? Perché dovete registrare l'app in modo diverso,
e quindi tutte le volte dovete ricompilare. E quindi io l'ho messo in un file di configurazione, però di norma diciamo che non ci andrebbe messo. Come vedete, vi ho detto che lo uso davvero questa roba. Vuoi rimanere loggato? Sì, hello world. Adesso si è connesso, ok? Ho sbagliato quella cosa lì, come immaginavo, ho detto solamente mi sarei dimenticato qualcosa. A questo punto vedete che io sono, ciao Emanuele Bartolesi, ok? Quindi vuol dire che sono io effettivamente, qua c'ho il mio counter e qua il fetch data funziona pure alla prima, è incredibile. Andiamo a vedere cosa c'è di diverso qua nel fetch data, perché è il weather forecast normale, ma c'è qualcosa di diverso perché nel template lui mi mette qualcosa di diverso. Quindi vado sulla index, è il mio componente classico di Blazor senza niente particolare. Il counter lo stesso, è la page, ma nel fetch data, attenzione che ho questo attribute authorize che è diverso, cioè è stato aggiunto, perché vuol dire che questa applicazione qua è sotto autenticazione. Okay, quindi per quello se io clicco direttamente di sopra senza essere loggato, mi fa il giro del login. Nel caso, e poi qua sotto in realtà non c'è niente di particolare a parte questo cache, che se non ho il appunto il così dice il token valido, lui mi fa redirect e mi fa rifare il login, che a questo serve questa parte qua. Ok, l'unica cosa diverso c'è di diverso anche ovviamente sul server. Si va dentro controllers, ho anche qua la parte di authorize, quindi se io provo a chiamare direttamente la mia API senza essere loggato, ovviamente mi dà un 401 o 403, non mi ricordo mai, un errore comunque di autenticazione. Ok? Quindi con questa cosa qua si può giocare. Io posso fare anche un controller senza autorizzazione, perché magari me ne serve uno, quindi faccio un altro controller, gli tolgo questo e mi continua a funzionare. Ok? Altra cosa che c'è per il discorso di sicurezza è il required scope, che ovviamente deve coincidere con lo scope che avete messo dall'altra parte, ovviamente, no? Sembra abbastanza scontato questo, scusate, ma è vibrato il telefono, è impazzito il telefono. Sono tornato, eccomi qua. Quindi questo è abbastanza pacifico, semplice, insomma, no? Però tutti questi settaggi, come avete visto, se ne sbagliate uno, smette di funzionare tutto, e quindi meglio metterli giusti nella giusta questa parte. Altra cosa che c'è da sapere, qua nello shared, io posso andare a vedere per esempio come è fatto il login display, c'è questo nuovo helper di Blazor, ok, che appunto si chiama Authorize View. Quindi Authorize View cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che c'è dentro, incapsula tutta roba che c'è dentro a qualcosa con scritto, tipo se sono autorizzato, fammi vedere questa parte, se non sono autorizzato fammi vedere quest'altra parte. C'è anche un altro helper qua dentro che si chiama authorizing, questo qua, che invece è una sorta di intermedio, no? Mentre ti stai loggando fammi vedere questo, quindi se vuoi vedere un loader o qualcosa c'è anche questa parte qua, no? Io onestamente questo non lo uso quasi mai, perché tanto di solito fa un redirect o cose del genere, quindi non si vede tanto spesso, però si può utilizzare. Infatti se non sono loggato, se vi ricordate, faceva vedere login e non questo. Con questa cosa qua vi posso ovviamente, se io copio questa parte qua e vado nella index e metto qua il codice, no? Un componente, quello che vi pare, no? Potete metterci dentro qualsiasi cosa qua. Qua, oh, aiuto, ho rotto tutto. Qua posso scrivere sono autorizzato, qua non sono autorizzato, quindi potete fare tutta non sono autorizzato, potete fare questa sorta di authorize view, metterla un po' ovunque nel vostro progetto, ok? Quindi adesso io provo a rilanciarla di nuovo, vediamo un po', ho messo ricordati che sono loggato, quindi non dovrebbe più chiedermi il login, infatti me lo chiede, ma forse non l'avevo messo allora, ah no, perché non mi fa fare il giro, però sono autorizzato, welcome to new app, sono autorizzato, ok? Forse prima ho visto se vedevo, no, che non era autorizzato, faccio logout. Perché sono curioso, dovrei averlo messo però. You are logged out. Ah, non sono autorizzato, eccolo qua, non avevo visto che c'era il messaggio. Ok, quindi in realtà funziona. Su questa cosa qua ovviamente si può giocare anche su tante altre cose. Per esempio, se io non voglio far vedere una voce di menu, quindi posso andare qua siccome il fetch data mi serve l'autorizzazione, ok? Posso dirgli questa parte qua, me la fai vedere solo se sono autorizzato.
se non sono autorizzato non voglio vedere niente. Okay? Quindi fa rilancio di nuovo l'applicazione. Andiamo a vedere. Localhost, proviamo a fare il giro. Vedi che non lo vedo perché non sono autorizzato. Faccio login. È lui. Eccolo qua. Stessa linea, diciamo di sì, così non mi richiede più il login. E adesso vedo fetch data. Okay, posso cliccare così non mi fa il redirect direttamente. Quindi con questa qua si può un po' giocare, diciamo, su questa parte di autorizzazione, no? Questo più altre cose, diciamo così. Ah, ovviamente ci posso anche accedere da codice, questa parte qua, ma la vediamo dopo, quando vediamo i ruoli. Adesso entriamo in realtà sulla parte di ruoli e lo vediamo. Ok, quindi fino a qua tutto easy, abbastanza facile, credo, non so se qualcuno di voi l'aveva utilizzato o no, però l'approccio, diciamo, più o meno giusto è questo. Adesso però, come tante applicazioni che esistono, in realtà non è che io sono solo autorizzato o no e chi se ne frega, ma magari voglio sapere se sono autorizzato, ma sono anche admin o cose del genere, no? Quindi quello che si va a fare adesso, andiamo a cambiare, ad aggiungere adesso quello che abbiamo fatto, è andare a gestire i ruoli dell'applicazione. Okay? Quindi se io vado qua sul server, parto dal server, potrei partire anche dalla client, fa niente. Vedete che c'è una sezione qua che si chiama App Roles, questa non lo usa nessuno. Lo dico per certo, perché faccio anche ogni tanto qualche piccola consulenza e non lo usa nessuno. Qua c'è Add Roles, App Roles, pulsante sconosciuto che nessuno mai clicca. Qua posso aggiungere un ruolo all'applicazione. Per esempio, display name, metto administrator, ok? Lo voglio prendere in base ai gruppi, magari, come value administrator, se sbagliato fa niente, vedo tutto, qua poi dovete c'è una description, in realtà è più vostra che altro, questo non la vede quasi mai nessuno, questa qua, quindi ho a questo punto la parte di autorizzazione, di ruolo, l'ho creato, qua mi raccomando il value, di solito si mette con, diciamo, lowercase, perché è quello che poi vado a utilizzare dentro alla mia applicazione, di solito, che quindi mi serve riferimento, meglio metterlo tutto minuscolo o anche un numero, fa schifo, ma però per dire una roba abbastanza riconoscibile. Qua posso mettere viewer, qua posso mettere viewer, description, vedo e basta. Virgola, non tutto, ok? No, che non vedo tutto. E faccio apply. Bene, questa cosa qua l'abbiamo fatta sul server. Ovviamente per funzionare da ovunque la parte di ruoli devo farla anche sul client. Quello che posso andare a fare è aprire il client e rifare la stessa cosa, no? Administrator view. Però se ho 40 ruoli, 20 ruoli, la mia applicazione che sto facendo adesso, del mio prodotto, ce ne ho 10, non è proprio immediato, anche perché devo mettere lo stesso display name e almeno lo stesso value, non è facile. Quello che posso andare a fare, vado qua nel manifest, prendo la sezione di App Roles, copia, proprio così, lo fate 30 volte, Ctrl C. Andate sulla parte client.conf, tornate sul manifest, approach e fate un bel incolla. Il copia e incolla che salva sempre lo sviluppatore e ci salva la vita. Questo è un po' come sempre. Così avete già fatto, ok? Potete anche fare direttamente, se vi serve nella vita, io lo faccio, di prendere il manifest completo della vostra applicazione e invece di creare l'app, create l'app con avanti avanti, per capirsi. Lasciate per niente, poi andate qua dentro, collate il manifest e avete già l'app up and running, ok? Invece di fare passaggi a mano, però vedete, fare passaggi a mano serve per capire come funzionano le cose rispetto a non farlo a mano, ok? Quindi abbiamo i ruoli sul client e sul server, però adesso gli devo assegnare i ruoli, no? Devo assegnare questi ruoli a questa applicazione. Quindi come faccio? Vado sulla parte di Enterprise Application, qua cerco .NET Conf Server, e vado ad assegnare un ruolo che trovo qua, user and group, okay? Un ruolo ai miei utenti. Utenti o gruppi di utenti, perché posso scegliere anche un gruppo, posso scegliere, attenzione, ve l'ho detto prima, no? Qua mi propone gli ultimi utenti che sto utilizzando, qua metto Eva, che è quell'utente lì, e qua mi fa scegliere il ruolo. Attenzione, vedete, è lo stesso ruolo che ho messo dall'altra parte, administrator, viewer e così via. Qua metto che sono admin, faccio assign. Stessa cosa, come ho detto prima, questa è la cosa un po' dovrebbe dire pallosa, non trovo un'altra parola per farlo. È questa cosa qua che dovete fare
diciamo la cosa doppia. Qua vi trovate già un utente inserito, ma è finta questa cosa qua, non è vera, perché mi mette in realtà il mio utente uguale, cioè quello in cui sono loggato. Faccio remove, add user in group, metto Eva, metto ruolo, metto administrator anche a lui e così via, e faccio assegna. Ok? Quindi ho, diciamo, configurato la mia applicazione con i ruoli, almeno su Azure AD. Quello che devo andare a fare adesso è andarmi a creare, adesso lo faccio, ma mancano 5 minuti, non so se non sbaglio, a vedere il mio timer, più o meno, sì, andare a cambiare un po' di cose nel codice. Per fare prima, così non stiamo qua a impazzire, vi faccio vedere come, diciamo, la parte già cambiata. Ok, quello che devo andare a fare, così non lo scriviamo da zero il codice, è andare ad aggiungere una classe, ops, no, qua devo cambiare authorization roles, eccolo qua. Andare ad aggiungere una classe che si chiama, io l'ho chiamata così, SQL User Account, voglio chiamarla esattamente come volete, che okay, non è questo requisito, in cui però aggiungete una proprietà che si chiama ruolo, perché dovete andare a gestire i ruoli. Di default ASP.NET Core, anche se è Blazor, in realtà dietro è sempre ASP.NET Core, non gestisce i ruoli. E poi dovete andare a creare una factory, io l'ho chiamata anche sotto qua, SQL Account Factory, chiamarla come vi pare, in cui effettivamente lui va e prende e recupera i ruoli dell'utente attraverso i claim, ok? Perché vi arriva giù con un claim il ruolo. Il ruolo o ruoli, attenzione, perché vedete qua ci sono i claim che sono più di uno, io posso avere anche più di ruolo a livello di applicazione, ok? Di applicazione di utente, posso avere admin, però anche content creator, writer, tutto quello che volete, no? Oppure solo viewer, ok? Poi l'ultima cosa che c'è da fare, devo andare qua sul program CS, non qua, scusate, sulla parte server sul program CS, e andargli a dire di recuperare Azure AD praticamente anche i ruoli. Questa è di default, non c'è quasi niente di questa parte qua, ma devo andare a cambiare questa parte qua sul server, ok? Semplicemente sto dicendo, guarda, prendimi anche il ruolo. Il risultato è quello che ho effettivamente i ruoli del mio utente quando mi loggo. Se vi ricordate, avevo messo prima l'attributo authorize sulle pagine, qua c'è una cosa simile da fare, vado solo sulla parte di client in questo momento, vado su page, vado in fetch data, vedete che qua ho aggiunto all'attributo authorize, ho lasciato authorize, ok, ma ho aggiunto anche, la demo ve la passo, adesso arrivo. Come posso gestire authorization con the custom, adesso arrivo dappertutto, arrivo a voi. Authorize roles, eccolo qua, ok, posso aggiungere qua i ruoli, quando ho messo uno solo posso metterne più di uno, posso metterne ovviamente, authorize roles, ok, qui l'ho messo qua sulla pagina, quindi se sono solo admin posso accedere a questa pagina, ma ho fatto anche la stessa cosa, attenzione, anche sul controller, io ho detto, guarda questo controller qua, sono autorizzata a vederlo solo se sono admin. Se non sono admin non posso vederlo, il controller, ok? Cioè non proprio non, mi dà un accesso errato proprio, mi butta fuori. E a questo punto posso fare una cosa simile a quella di prima, perché quello che è importante è partire dall'authorization e capire come funziona bene l'authorization, perché in shared posso andare a vedere qua, nel nav menu, ho messo per esempio non solo che devo essere autorizzato, ma devo averci anche la parte di role administrator, altrimenti quel pezzo lì del menu non posso vederlo, ok? Questa è la parte, diciamo, fondamentale dei ruoli. E vedete anche qua, in base a questo, posso andarmi a giocare un po' di cose. Però attenzione, posso fare questa cosa qua non solo sull'interfaccia, ma posso anche farla a livello di codice. In che modo? Se io apro, per esempio, il counter, resor, ok? Posso andare a recuperare i ruoli dell'utente dal code behind. In che modo? Utilizzando un cascading parameter, quindi un parametro che arriva dall'alto, da ASP.NET Core in questo caso, che si chiama outState. Attenzione che è asincrono questo outState, quindi dovete mettere async task sul metodo, altrimenti non funziona. O meglio, vi va avanti, fa un po' di casino. E poi, una volta che recupero lo user,
poteva verificare se è nel ruolo viewer o administrator, perché questo era importante, ho detto prima, metterlo minuscolo. Ora io qui li ho messi in questo modo con le stringhe così. Meglio sarebbe creare delle costanti, degli enum, tutto quello che volete, per raccontare quello. Però per esempio in questo caso posso dire file più 1 più 2 in base, se sono viewer faccio più 2, altrimenti sono meno 2. Nella mia applicazione che ho fatto io faccio tutti i giorni, se sono admin per esempio creo direttamente le risorse, altrimenti metto una riga in un database e poi quell'altro deve approvarle. Potete fare questo qua, ho fatto il role approver, per esempio, che nasconde un pulsante, scusate, che mette il pulsante a prova su delle notifiche, e invece se sono admin non lo mette, così via. Si possono fare diverse cose, diciamo, no? Però diciamo che la base è questa. Torno un attimo sulla slide, così rispondo anche alla domanda, che poi in realtà abbiamo finito. Sono arrivato quasi lungo, ma non me ne ero accorto, cioè me ne ero accorto, c'ho il timer davanti, ma... Tranquillo, non c'è problema. Diciamo che non mi ero accorto, però ho provato a darvi tutte le informazioni possibili in questo poco tempo, perché non è facile. Io ho parlato, tanto ce l'ho anche qua questo, attenzione, questo è importante, ce l'ho anche qua il mio mitico di Mandalorian, il mio personaggio preferito di Mandalorian. Ok. Reference, mi chiedeva dove si trova sta roba qua. Allora, dove si trova sta roba? La documentazione riguardo la security di Blazor la trovate qua dentro e c'è anche la parte di custom claim da qualche parte in quell'articolo. È un articolo lungo tipo 160 pagine, ma lo trovate. Non facciamo tempo a parlare ora. Comunque è abbastanza semplice. È molto simile a come ho fatto adesso per gestire custom claim, per non dire che è uguale. È praticamente uguale a quello lì. Poi a questo link qua trovate i post che io vi dicevo. Il doppio post che ho fatto su DevTools, aspetta che ve lo apro anche di qua così vi faccio vedere. Ho fatto questo doppio post, l'ho fatto uscire stamani appunto apposta per quello, e qua trovate tutto quello che abbiamo visto oggi spiegato per filo e per segno. Ovviamente è in inglese, perché il blog ce l'ho in inglese e basta, ormai è quello lì. E qua dentro invece trovate il link a repository, che trovate anche dentro al post che vi ho messo. C'è link ai repository. I repository, attenzione, fate molta attenzione, perché, vi dico perché, se trovo questo, eccolo qua, ci sono due branch, uno che è authorization e l'altro roles. Ho diviso proprio in due i branch, così dentro authorization trovate solo la parte di authorization, dentro role trovate quello che abbiamo visto anche adesso, no? Però così almeno potete anche seguire meglio eventualmente il post su blog. Sembro quasi un professionista, Luca, facendo queste cose. Sì, allora, domande, visto. Ha visto che roba? Sembra quasi uno serio. Allora, se avete domande, non so quanto tempo abbiamo, Luca, però... No, guarda, è l'ultima sessione della mattina, quindi come vuoi. Ok. Quindi se avete domande, scrivetele ancora qua. Altrimenti qua trovate tutti i miei link del mondo. Se non avete voglia di segnarvi tutti i link là sopra, c'è quel fantastico link, che è linksemanuelequartieresi.com, dove ci trovate tutto. Come ho detto, il post l'ho già pubblicato stamani in previsione appunto di fare questa sessione. Anche se vi fanno schifo, leggeteli lo stesso, perché ci ho messo tipo 3 ore per scrivere tutti quel post là, perché ho fatto 1000 screenshot e 160 cose, però se vi fa schifo non lo leggete, non mi offendo. Bene, non era facile parlare 40 minuti di questa roba qua. Ah, poi così, nota a margine, avevo già fatto tra l'altro con voi allo stesso evento, la parte di Azure B2C, in realtà è molto simile a questa parte qua. L'unica cosa che c'è da cambiare, ovviamente, non vado ad utilizzare gli utenti di Azure AD, ma vado ad utilizzare appunto la parte di Azure B2C. Però fondamentalmente la parte di authorize, controllare se ho se sono loggato o no, praticamente quella rimane uguale. L'unica cosa che cambia è il metodo di login, ok? Provo ad utilizzare Azure B2C invece di utilizzare Azure AD. Nelle applicazioni che faccio io quotidianamente utilizzo di più ovviamente Azure AD, però c'è anche la possibilità di utilizzare Azure B2C, che è molto comodo se volete implementare la vostra applicazione con social login, cose del genere. È molto comodo quella parte là, perché non dovete andare, se volete aggiungere Twitter, ora questo è un esempio abbastanza banale, ma è quello uno dei motivi per cui si utilizza Twitter, la parte diciamo di autenticazione, non vado a cambiare la mia applicazione in realtà, ma vado a cambiare la parte di Azure B2C e basta, e aggiungo Twitter, mi modifico la pagina di login con i loghi, cose del genere, così via, no? E posso utilizzare ovviamente la stessa roba del login su tante applicazioni invece che su una sola, quindi vado un po' a far convergere i vari login su scusate, le varie applicazioni con un entry point di login e basta.
Questo è un po' il motivo per cui si utilizza. E diciamo che Azure AD è più utilizzato a livello enterprise. Quindi sicuramente sì. A livello enterprise vai a utilizzare Azure AD, poi P2C anche per progetti privati, peraltro, anche a livello enterprise ti può, ma Sì, dipende appunto difficilmente. cosa fai. Più che Azure B2C, se me quello utilizzi, se fai un Azure B2B, se vuoi, no? Nel senso, se fai un'applicazione che però deve utilizzare un e-commerce e vuoi invitare dentro fornitori, no? Vuol dire, fornitore, logati su questo link o su quest'altro, e almeno, diciamo, metti già una sorta di ruolo all'utente. Però sì, è più fatto, come dici te, più per applicazioni consumer che applicazioni, assolutamente. Aziende, sì. Una volta c'è deployata Marco che ti ringrazia. Chi? Ah, sì, scusa, la domanda, vai. Ah, scusa. Una volta deployata l'app in .NSA su Azure, la login potrebbe non funzionare. Confermate? No, in realtà funziona, anzi perché altrimenti sul nostro PC funziona sempre tutto, no? It works on my machine, però dovrebbe, in realtà funziona. Deve andare a cambiare ovviamente la parte URL, come sa all'inizio, che era localhost 5001, nell'app registration devi mettere il link che, diciamo, del deployato, ok? Quello purtroppo non si può mettere dinamico, ovviamente per questioni di sicurezza, questa è una roba specifica, io mi loggo solo da quel link, quindi devo andare a cambiare. Però di solito si fa l'applicazione di dev, l'applicazione di produzione, più le altre nel mezzo, che sono app registration diverse, in cui mettete già il link funzionante, no? Io per esempio nella mia applicazione ho 4 ambienti, ho dev che utilizzo io, dev deployato, test e produzione, no? Ho 4 app registration diverse, che poi in realtà diventano 8 perché ho client e server, però una volta fatte in realtà col manifest, copiate e incollate, ci mettete poco. Ti ringrazio davvero, il mio approccio è stato un incubo, ma sei riuscito a dare più chiarezza su come impostare meglio l'authentication su Blazor. Mica, questo è uno dei più grandi complimenti che posso aver fatto, onestamente, lo dico onestamente perché, no, a parte di scherzo, ci penso anch'io tempo, e appunto le prime volte perdi tempo a capire quel giro che ho fatto io adesso in mezz'ora praticamente, no? Capire dove mettere le cose, dove recupero i dati e così via. All'inizio non si capisce niente purtroppo. Ma non per i problemi di Blazor, in realtà non è Blazor il problema è che bisogna sapere Azure AD come funziona, bisogna sapere ASP.NET Core come funziona, perché in realtà l'autenticazione, la maggior parte della parte è di ASP.NET Core, Blazor come funziona, in più ci metti la parte client-server, è un problema. There was an error trying to log in, cannot read properties undefined, quello è un problema che hai sbagliato sicuramente da qualche parte, potrebbe essere o la URI, la URL, che hai messo che è sbagliata o qualcosa del genere. Grazie, scusa, sono dovuto allontanare per la demo. Ho detto che posso reperirla. Allora, la demo, come ho detto, la trovi. Ah, fa delle slide, c'è il link a GitHub direttamente, altrimenti se vai su quel link lì, DevTuKazuken Series 17352, quello è il link che fa DevTu della serie, lì dentro ai due post trovi il link a GitHub. Se no vai sul mio GitHub, è uno degli ultimi repository che ho fatto, e poi altrimenti vai su links.manuelbartolesi.com e trovi il link al blog, se non c'è voglia di fare tanti giri, e ci clicchi e vai. Publish, ok. Spero di... Non è facile parlare di Stravofa in 40 minuti, uno si può parlare anche in un giorno di Stravofa volendo. Sì, lo capisco. Vabbè, puoi andare a approfondire le singole sfaccettature, andare a vedere... Sì, no, è il classico argomento, no? Sì. Lo spiego in mezz'ora, oppure guarda, facciamo un workshop, te lo spiego in un giorno, perché... Sì, a seconda dei casi d'uso, sì. Puoi scendere sempre più nel dettaglio. Sì, assolutamente. Però è una parte molto... come dicevo, ho sbattuto la testa diverso tempo, ora che però inizio appunto un po' a padroneggiarla, come ho detto prima, è molto comoda e figa, perché ti risparmia... un sacco di tempo, anche solo la gestione che vi ho fatto vedere prima dei ruoli direttamente su Azure, no? Dal portale, guarda che cosa qua per un cliente è devastante, ragazzi, perché non dovete implementarla voi, no? Nella vostra applicazione dovete farvi voi, non c'è il DB, eh? Non c'è un DB, esatto, no, sembra cavolata, ma altrimenti dovresti andare a gestirti te, farti delle pagine in cui gestire l'autorizzazione e tutto, invece lo fate fare
a lui direttamente, cioè al cliente, volendo, perché lui può andare qua a cambiarsi il ruolo direttamente da solo, no? Mettere viewer, questo utente qua. Non solo l'utente, come detto, anche i gruppi potete mettere nel caso vi serva, no? Quindi potete mettere dei gruppi, fate prima anche dei dynamic group. Potresti fare un articolo su come realizzare un'autentizzazione custom, tabella utenti sul server e grazie. Assolutamente, sì, bello spunto, me lo segno. Guarda, così, proprio alla luce del sole, E poi così stacchiamo. completiamo tutto, diciamo. Capiamo tutto. B2C, Azure AD, l'autenticazione con l'utente su SQL Server sta a posto. Sì, infatti il prossimo articolo che uscirà su quella serie lì è sul B2C. Quindi, se volete capire come funziona il B2C, trovate l'articolo, no? Guarda, io qua sul mio Notion, dove ho la vita, ho il content calendar, dove ci sono gli articoli che devo scrivere, no? Qua metto Blazor Custom Authentication. Vedi? Authentication. Io ascolto quello che mi dite. Perfetto, vai. Poi me lo sistemo, così c'ho la nota. Perfetto. Sta in Io coda. se mi tolgo Notion, non mi alzo più neanche la mattina dal letto, non so più neanche dove ho messo le scarpe, quindi visto quando lo facevo a sinistra, quindi potete Sì, immaginare il sì. tuo scrivere. Bene, Va bene, basta, io non ho da Emanuele. dirvi altro. Io ti ringrazio, è stato chiarissimo, interessantissimo come al solito, non avevo dubbi. Io sì, qualche No. dubbio. Allora, rimandiamo tutti quanti alla prossima conferenza su Blazor, la Blazor Conf. La data è confermata il 27 maggio, dovrebbe essere confermata. L'evento sarà ibrido. Vi rimandiamo tutti al prossimo evento su Blazor. Assolutamente. Va bene. Ciao, ciao, Ciao. grazie, ciao, Ciao buon pranzo, ciao. ciao. Ciao ciao.